Allora, buongiorno mister. Buongiorno. Ci avviciniamo a questa gara clou, possiamo così definirla, di questo campionato, anche se poi chiaramente non, speriamo non sia l'ultima gara clou che disputiamo. Sono sicuramente, ma è una gara che penso che sia una gara che tutti vorrebbero giocare. Quando si ha la fortuna di poter giocare una partita dipendendo solo dalle proprie da se stessi, senza dover aspettare altre cose dall'esterno, penso che sia una situazione bellissima da affrontare. E credo che anche la tua squadra voglia anche un po' riscattarsi, no? Questo pareggio all'ultimo secondo, un po' così. Vabbè, ma secondo me la voglia è quella di confermare la prestazione, cercando di chiaramente di ottenere un risultato a questo punto diverso, però ripeto, c'è voglia di giocare. Vista la solita battuta, 7 vittorie e siamo in Serie A. Si sta facendo i conti, infatti. No, a parte le battute, penso che la cosa bella, la cosa importante è che dipende da noi. Dipendiamo da noi stessi, ma quando dico noi intendo noi. Allargo il concetto di noi, cioè mi piace allargare il concetto di noi a tutto, a tutti, dal giocatore più considerato dalla piazza fino ai magazzinieri, e vado ancora oltre, fino a ogni persona legata a questa società, e penso ancora di più fino a tutte le persone che hanno a cuore la cosa più importante, che penso che sia la maglia dello Spezia, che va oltre qualsiasi altra cosa. Da questo punto di vista, il colloquio che c'è stato tra i giocatori, non so se c'eri anche tu a assistere, sì. Ti è sembrato che cioè, è stato un... Guarda, tu usi una parola sola. Io il giorno stesso ho fatto appena negli spogliatoi in palestra, da più parti, la lettera che è stata anche pubblicata sul sito dello Spezia, che aveva scritto Ponzo. E penso che siamo partiti da lì. È stato se devo dire una parola, lui ha detto grazie a quella lettera. Io dico bello un incontro, perché è stato positivo tra persone che si sono parlate, però da chiunque parlava si capiva che il vero obiettivo al centro dell'attenzione era la maglia che si porta, e l'obiettivo è la società, è la squadra. Quindi penso che quello sia la cosa più a cui alla fine che va oltre tutto, che supera tutto, che è più importante di qualsiasi questione personale, di qualsiasi equivoco, mica di equivoco. Penso che quella sia la cosa più importante. E se si è visto in quello, non, c'è stato, si è parlato i tifosi, ha parlato qualche ragazzo, ma dietro a tutto il discorso, alla base, ci stava questa sensazione, era evidente questa sensazione. E comunque a 180 minuti dalla fine del campionato essere lì, giocarsi un traguardo importante, è una grande soddisfazione a prescindere, no? Sì, noi lo vogliamo vivere così, assolutamente, perché comunque è trasmettere qualcosa di positivo, un messaggio comunque positivo, e va vissuto tutto con grande serenità, con la giusta determinazione, tutto. Ma queste parti qua non credo che vadano enfatizzate con le parole, no? Penso che ci sia invece la consapevolezza di dover affrontare con la serenità di chi vuole fare la propria partita. Questo penso che sia la cosa più importante. Parola d'ordine, pazienza. No, parola d'ordine è serenità e entusiasmo. Queste devono essere le due aree principali. Per quanto riguarda i giocatori, adesso parliamo di quello, questa era una partita particolare, con lui come l'hai visto? Guarda, io con lui ho un rapporto molto, molto diretto, molto franco, ci conosciamo da parecchio tempo, già dall'anno scorso, abbiamo un rapporto, a me con lui è bastato dire due parole, io a lui mi ha risposto
tante due parole, non c'è, e siamo, so benissimo cosa bisogna fare con lui o per la pagina di domenica. Sarà protagonista, cioè pensata, diciamo, per il movimento che ho... No, no, sono su, guarda, su, sul, la scelta che andrò a fare non è mai stata in dubbio. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta che andrò a fare su di lui per quanto riguarda lui domenica, ma proprio nessunissimo. Non è mai stato in dubbio? Non ho capito. No, non è mai, non, la scelta, non ho mai avuto dubbi sulla scelta che andrà fatta in funzione sua per la gara di domenica. Forse i casi più spinosi sono Ciulina e Bava, come stanno? Guarda, penso che manca ancora un allenamento, forse l'allenamento determinante, che è quello di domani mattina, e il risveglio muscolare di domenica mattina, perché poi si gioca la sera. Io vedo che stiamo andando nella direzione positiva, poi vediamo. Non voglio sbilanciare più tanto perché oggettivamente manca un allenamento molto importante. C'è qualcun altro nuovo, qualcuno che ha recuperato? Non ce ne ho, domani mattina potrebbe essere che proviamo qualche altra situazione e vediamo se magari può esserci disponibile qualcun altro. Vediamo domani mattina se dopo la rifinitura penso che senza problemi metteremo fuori la lista dei convocati e vediamo un attimo. Ecco, c'è questo. L'allenamento vero di ultimativo è quello di domani, quindi certo. Sinceramente non mi va di fare previsioni in quel senso oggi. Nell'ottica di quello che è stato il colloquio con i tifosi ci sarà da aspettarsi, quindi questo picco comunque un po' diverso dal solito, no? Questa volta veramente nella versione migliore, speriamo. Io me lo auguro, ma a prescindere per la squadra, me lo auguro perché davanti a tutto ci deve essere quella cosa di cui parlavamo prima. Per me la maglia dello Spezia deve prevalere nella testa di tutti e non solo nella testa, sopra ogni altra cosa. Ecco, c'è qualche, ad esempio Baroni ha lanciato questa cosa ieri in intervista, qualche dubbio su... Guarda, io mi ha fatto leggere, chiedo cortesemente di lasciare fuori da qualsiasi commento lo Spezia, da qualsiasi commento altrui, se ognuno può esprimere la propria opinione, ma evitando di tirare in ballo cortesemente lo Spezia. Io non ho, su quelle altre questioni io assolutamente non ho nessuna cosa da dire. Noi pensiamo a fare la nostra partita e non abbiamo nessun tipo di altre cose nella testa. È uno spreco di energia inutile, secondo me. Bari squadra molto pericolosa, soprattutto direi su questi calci piazzati. No, Bari è una squadra a cui intanto bisogna fare i complimenti, parlo a livello di squadra, di allenatore, di staff, perché anche nei momenti, non questi secondo me, però quelli, perché adesso penso che ci sia tutto tranne che difficoltà, ci sia entusiasmo, però è una squadra che bisogna fare i complimenti perché ha fatto qualcosa di importante, soprattutto nel giorno di ritorno hanno avuto un rendimento importantissimo, quindi bisogna fare i complimenti. Poi dopo domenica è una partita, sono 90 minuti e vediamo cosa succede. Col Cittadella, al Bari, almeno in televisione, anche se è una cosa diversa dal vero, gioca abbastanza alta la difesa e hanno concesso 5-6 contropiedi terrificanti. Sì, però penso che sia anche condizionato dal fatto che avevano, tra virgolette, l'obbligo di vincere la partita. Non lo so, io, è una squadra che gioca al Bari, non sto a pensare troppo su che scelta possono fare a livello di atteggiamento. Noi pensiamo a... Dobbiamo concentrarci prevalentemente su noi stessi. Ma
magari andare in vantaggio perché magari raddoppiare, no? Effettivamente hanno vinto le ultime 5-6 partite, però andando sempre in vantaggio, quindi a capire la reazione anche alla partita. Sì, sì, ma penso che sia uno dei motivi per cui hanno fatto molto bene in questo periodo. Però ripeto, domenica è una partita e vediamo quello che